E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Space Engineer. Sono qui per mostrarvi una nuova nave piccola della serie Gone Wild, come stanno iniziando a chiamarle sul workshop. Si tratta di navi piccole che sostanzialmente sono state create come fossero navi grandi, ovvero tramite le mod hanno tutte quante le funzioni di una nave grande, ma in realtà sono navi piccole e sono ultra dettagliate. Questa nave si chiama Magellan o Magellan ed è stata creata da Groditz e ha utilizzato una quantità mostruosa di mod, credo ce ne siano almeno una trentina, e non sto neanche a elencarvele perché tanto avrete il link in descrizione e quando la scaricherete Steam vi dirà automaticamente quali mod avete e quali mod non avete per utilizzare questa nave e ve le farà scaricare se volete, ovviamente. Allora, direi di dare un'occhiata da fuori. Come potete vedere, qui abbiamo dei carrelli d'atterraggio molto piccoli, sono gli small da soltanto due blocchi per due. E vedete, sono proprio a filo della nave. Questa nave è fatta proprio per attraccare sulle stazioni, difficilmente con questa si potrà atterrare su terreni sconnessi o su vari pianeti. Vediamo però che ha dei propulsori bellissimi e il livello di dettaglio è incredibile. Abbiamo due Gatling gun esterne, sotto forma di torrette. Qui abbiamo delle batterie e dei pannelli solari per la ricarica. Non è esattamente una nave pensata per la guerriglia, credo che sia più un modulo esplorativo, possiamo chiamarlo così. Questi sono dei, vediamo un attimo cosa sono. Ah, dei rilevatori di minerali, molto, stanno molto bene, veramente molto belli. E in generale la nave ha un aspetto veramente robusto, davvero bellissima. E da qua si può vedere la cabina di comando. Come potete vedere, i vetri non sono trasparenti solo da un lato, sono trasparenti da entrambi i lati. Molto bello, in questo modo è possibile vederli. Queste invece sono delle rampe, le Armored Ramps, gli Armor Panel di Uncle Ste, fatti molto bene, sono costruite soltanto in parte, vedete, permettendo quindi di avere questa sorta di grata, bellissimo, effetti magnifici. Veramente fighissimo. Ma se è bello l'esterno, l'interno vi lascerà esterrefatti. Qui vediamo che abbiamo delle parti movibili. Adesso vedremo più avanti come funzionano. Ma direi di entrare da questo lato che è al sole. Op, in questo modo possiamo vedere come si entra. Allora, come potete notare, non ci sono porte visibili perlomeno. Perché se pigiamo questo bottone, tac, oile, e vai. Andiamo qui e puk. E si entra dentro. Ora, fino a qualche tempo fa non c'era ossigeno all'interno delle navi piccole. Ora, non so se è dovuto a una mod o se è proprio diventato così dopo le ultime patch, ma guardate un po' cosa succede quando chiudo. Guardate l'ossigeno. Low. Hi. Abbiamo ossigeno. Possiamo toglierci il casco. Per quanto brutto sia, possiamo stare senza casco all'interno di questa nave e è dettagliatissima. Allora, iniziamo passando di qui, è il retro della nave e come vedete abbiamo dei generatori che sono i nostri reattori dell'azimut, un sacco di pannelli che ci dicono tutto quanto ciò che riguarda l'energia, la corrente rimasta, il power output dei reattori. Qui abbiamo anche le taniche d'ossigeno che ovviamente sono piene. Questi pannelli ci dicono quanto ossigeno abbiamo. Tank 1 e 2, right e left, infatti sono taniche doppie. Abbiamo le luci che si possono accendere e spegnere. No, questo è l'allarme. Ok, stop, stop, non ci sono nemici in arrivo al momento. Vediamo un po'. Light off. Light off, right screen. Wow, possiamo accendere e spegnere tutte quante le luci. Veramente bellissima, con tantissime funzionalità. Molto bella davvero. Questo è un blocco con programmi sopra che quindi non andiamo a giocare.
altri bottoni, vediamo un po' cosa succede se premiamo ad esempio Light Reactor. Accendiamo le luci posteriori, guarda che figo. Vedete? Possiamo avere le luci normali o le luci a timer. Screen Reactor. Che è questo? Cercavo di capire che cos'era. Ok, vedete, acceso o spento. Ok. Shield. Perché giustamente se i nostri reattori hanno dei problemi, chiudiamo questi screen, in questo modo le radiazioni non ci dovrebbero colpire. Molto bello, molto bello. E guardate cosa succede quando accendiamo il reattore. Oh yeah. Che figo. Veramente meraviglioso, ragazzi. Abbiamo il creatore di queste cose, e ce ne sono tantissime su Workshop, sono dei geni, ma veramente dei geni. Inoltre una cosa bella è che se noi adesso facciamo per aprire la porta, vedete, si chiudono tutte quante le altre porte e poi possiamo tranquillamente uscire. Meraviglioso. Ora torniamo e andiamo qua, e qui abbiamo la living room, abbiamo una cucina fatta molto bene, devo dire molto carina, abbiamo addirittura i fornelli. Qua dovrebbero essere, sì, questo è un bagno con la doccia, vedete, ci si può fare la doccia tranquillamente. Questo è il WC, sempre utile oserei dire. Yeah. E andando avanti, qui abbiamo la camera da letto per 4 persone, con i segni vitali di ognuno abbastanza stabilizzati al momento. Possiamo quindi tranquillamente chiudere la porta. Wow. Stop. Stop. Ok. E vediamo un po'. Possiamo accendere le luci. Possiamo chiudere la porta in modo che nessuno possa entrare a disturbarci mentre stiamo dormendo, mentre stiamo facendo le nostre cose. E riclicchiamo, apriamo e possiamo uscire. Qui abbiamo il nostro tavolo a cui sederci per mangiare o per discutere con gli altri membri della ciurma. Veramente fatto bene. E se non sbaglio abbiamo questa cosa bellissima. E qua. Tum. Guardate che bello. È soltanto una palla, ma è bellissimo avere il proiettore con la luce. Wow. Meraviglioso. Ok, e questa era la living room, ma ovviamente dopo un po' bisogna iniziare a fare le cose serie. E qui siamo alla prima parte della zona da combattimento. Allora, noi andiamo qui, vedete questo sedile, ci sediamo e pigiamo il tasto 1. Ci giriamo, clac, e siamo agganciati. Sentite? E abbiamo la Gathering Turret davanti a noi. Ora, dà l'idea di essere visibile, ma in realtà ovviamente è soltanto un'immagine praticamente. Credo che sia un insieme di scritte. Comunque, se noi prendiamo il tasto 2, vedete, siamo a controllare una delle due torrette Gatling. Ops, ho già sparato alla mia stessa nave, sarei stato licenziato immediatamente, ma abbiamo controllo di una torretta. E la cabina di comando è veramente fighissima da vedere. Wow, veramente bella. E pigiando di nuovo uno, ovviamente. Perfetto. E il sistema lì dietro si spegne. Di qui abbiamo lo stesso procedimento, solo che utilizziamo un'altra Gatling Gun, un'altra torretta. E qua sono già due piloti. Ricordo che i posti sono 4. E infatti qui abbiamo altri due posti per gli ultimi due piloti. Quindi 4 persone, 4 posti di comando perfettamente sensati. E adesso andiamo qui e vediamo un po' come funziona questa nave. Allora, tanto per cominciare, vedete, abbiamo tanti comandi qua. Cockpit sit, engine on, engine off, controllo per controllare la nave direttamente, perché i sedili sono su dei rotori, quindi non possiamo controllare direttamente la nave. Reverse screen left e timer block screen middle on off. E adesso vedrete cosa sono. Andiamo qui e 1. Grazie, bellissimo. E vedete che i primi schermi ci vengono davanti. Da qua possiamo sapere quante munizioni abbiamo, quanti missili abbiamo, il livello di ossigeno, l'andamento generale di tutto quanto.
Se pigiamo il tasto 2, si sono accesi i reattori. E guardate, oh yeah. E adesso potremmo già decollare. Potremmo, ma non lo faremo al momento. Un secondo, spegniamo, perché fa casino. Ok, 3. E vedete, e si chiudono le paratie. Perfetto, bellissimo. Ora, tasto 5, nel caso volessimo avere una visuale migliore di quello che ci sta succedendo davanti. Oppure il tasto 6 per attivare ancora gli altri schermi, che ci dicono ancora altra roba, ad esempio la posizione nello spazio in cui ci troviamo, eccetera, eccetera. Che ovviamente è tutto finto al momento, ma c'è la possibilità che più avanti, chissà, più avanti nel tempo, diventi proprio una funzione di gioco. Ora, riaccendiamo la nostra nave. E passiamo direttamente a controllarla. Col tasto 4. Perfetto. Ora vedete, siamo al comando, anche se siamo sulla cabina di comando, a quanto pare, stiamo comandando la nave, vedete, siamo al centro. Non chiedetemi come sia possibile, ma è una figata. E se andiamo qui, sblocchiamo i carrelli d'atterraggio, saliamo. Ora abbasserò un pochino il volume perché i propulsori fanno un sacco di rumore. Ok. E ora dovremmo essere, dovremmo essere in grado di far rientrare i carrelli d'atterraggio. Vediamo un po'. Dove sono? Lì. Olè. Tac. Veramente perfetto. E vediamo un po' come se la cava. Vedete, sono molto rumorosi i nostri propulsori, ma va bene così comunque. Allora, secondo l'autore, non bisogna dare troppa velocità a questa nave, perché ovviamente, essendo composta da rotori che girano a destra e a manca, naturalmente può avere problemi di esplosioni casuali, specie durante il multiplayer. Però è comunque una bella nave, molto figa ed estremamente dettagliata. È ovviamente armata anche con armi standard. Come potete vedere, mitragliatrici e lanciarazzi ci sono. Ora, ci sono dei cannoni ai lati, come potete notare, a destra e a sinistra, però non sono al momento nel menu, come vedete, e va a sapere come mai, magari sono solo estetici, magari sono di emergenza, chi lo può sapere. Comunque, questa, ragazzi, è la Magellan, davvero una nave fantastica. Vi lascio il link al workshop, l'autore, ve lo ripeto, si chiama Groditz, e prendetela su perché l'ho vista apparire anche da altri autori, ma l'autore originale è Groditz, lo so perché ho visto che è stato il primo a postarla, quindi l'autore è lui. E che dire, da Kalec84 è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video, cercate in descrizione tutti quanti i link di cui avete bisogno e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!